Nei giorni scorsi sono stato nominato, indicato per aderire anch'io alla campagna di sensibilizzazione sulla malattia, gravissima malattia della SLA, attraverso anch'io il oramai famoso gavettone di acqua gelata. Beh, io ho pensato un po' in questi giorni, e un po' come la mia natura, che cerca di poi arrivare sempre a dei risultati concreti. Oggi sono qua, mi dispiace, non farò alcun gavettone di acqua gelata, ma penso di aver fatto qualcosa forse di più concreto, di più reale e di più utile per la SLA, per chi soffre e per la ricerca. E mi auguro che anche altri poi arrivino a fare gesti come questo, perché è anche vero che è importante per la pubblicità, per far parlare di questi problemi, fare il gavettone, il cosiddetto gavettone di acqua gelata, ma io anche dico che se tutti si fanno un gavettone, ma nessuno poi dà un contributo economico alla ricerca, alle famiglie e a chi soffre, poi alla fine avremo tanta acqua versata, ma nessun o pochi contributi nelle casse dell'associazione SLA. Io quindi sono qua per testimoniare il mio contributo attraverso due bonifici bancari. Non dirò la cifra perché non lo ritengo giusto, non lo ritengo carino, non lo ritengo opportuno, ma io ho fatto due contributi bancari, questa era la prova. Il primo contributo bancario fatto ieri, 27 agosto 2014, in favore dell'associazione nazionale, associazione l'ASLA, che si occupa ovviamente della SLA. Penso così in maniera concreta di aver dato un aiuto, una mia parte di contributo a chi ovviamente si occupa di questa gravissima e serissima malattia che anche come psicologo, come professionista, come clinico conosco bene. Mi è capitato anche avere a che fare con persone che soffrono di questa patologia, è indubbiamente un dramma per loro e per le loro famiglie. Però ho voluto fare anche un'altra cosa, perché sono stato anche contattato, non pubblicamente, ma personalmente, da familiari, da genitori che hanno i propri figli ammalati di una malattia molto simile alla SLA, diversa, poco conosciuta, denominata SMA, che colpisce i bambini molto piccoli ed è una malattia, ripeto, ancora poco diffusa, ma sicuramente altrettanto grave. Queste due malattie, SLA e SMA, sono due malattie molto gravi che colpiscono in maniera devastante le persone e io, oltre a dare un mio modesto contributo per la SLA, mi sono anche occupato di fare un bonifico a favore dell'associazione Famiglie SMA. Anche in questo caso ho nascosto la cifra perché non ritengo opportuno che venga resa pubblica, però penso e credo che questo sia il modo migliore per aiutare concretamente chi soffre. Io ora, in conclusione di questo intervento, non passerò la palla a nessuno in particolare, un po' come si fa, ho visto invece fare tra chi si fa i cosiddetti gavettoni gelati. Io faccio semplicemente un appello molto semplice e diretto. Chi può, faccia qualcosa. È bello vedere queste scene di gavettoni, un po' teatrali, simpatiche, però credo che quello che serva poi è la concretezza. La concretezza si fa con questi atti. Quindi chi può vada nella propria banca, faccia un semplice bonifico e tanti piccoli bonifici, tanti interventi possono fare in modo che sia i malati di SLA che i malati di SMA possano avere un futuro. Grazie.